Siamo ancora nel periodo di Natale e oggi proveremo a cantare delle altre canzoni molto semplici del periodo natalizio. L'altra volta abbiamo fatto Tu scendi dalle stelle e abbiamo visto che si suona con due accordi, primo e quinto grado, a seconda della tonalità prescelta. Se suoniamo in re, abbiamo visto, possiamo fare re, la. Se suoniamo in do possiamo fare do, sol, sempre primo e quinto grado. Oggi faremo delle canzoni che prevedono una progressione di tre accordi, primo, quarto e quinto grado. La finalità è quella di imparare a riconoscere i suoni, per cui qualsiasi canzone noi andremo a suonare, riconosceremo, dobbiamo imparare a riconoscere quando andiamo, siamo nel primo grado, quando andiamo nel quarto o nel quinto grado. Silent night, holy night, holy sky, holy is bright round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace. Bene. La nostra Roberta ha intonato la canzone in Fa maggiore, perché questa è la sua tonalità preferita. Se provo a cantarla io in Fa, ci riesco, però è un po' tirata. Magari per me andrebbe meglio qualche tonalità prima. E cosa c'è prima? C'è Do, Re, Mi, Fa. Quindi Fa, Mi, Re. Potrei scegliere il Re. Anche questa è alta per me e cambio ancora tonalità, scendo e vado in Do. Io la so in italiano. Astro del cielo, pargol divin, mite agnello redentore. Quindi siamo in Do qui. Quali sono gli accordi della canzone? Astro del ciel, tonalità Do, primo grado. Pargo divin, non cambia. Mite agnello, mite agnello. Proviamo il quinto grado. Mite agnello. Astro del cielo, pargol divin, mite agnello. Quindi quinto grado, redento. Sentite come rientra nella tonalità. Tu. Qui c'è una salita. Di solito, io l'ho detto in altre occasioni, quando sentiamo la tonalità salire, va nel quarto grado. Tu. Che na in la luce ritorna in primo na na quarto fa na na do luce quinto grado dona le menti primo grado pace in fondi quinto grado sol nei cuori. Quindi la cosa che dobbiamo imparare non è tanto in quale accordo, in quale tonalità si suona o si canta questa canzone, ma dobbiamo imparare quali sono i gradi della canzone. Una volta individuata la tonalità, se io canto in Do,
na na na, primo grado, na 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 na, vado veloce, na, quinto grado, na na na, uno, quattro, quindi quando dico uno, quattro, cinque, primo grado, quarto grado, quinto grado, allora, la, uno, primo grado, primo, primo, na 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 na, 5, 5, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 5 e 1. Ma mettiamo che adesso vogliamo suonare in re, no? Proviamo a canticchiare senza fare le parole, no? Vai. Uno, se io sono in re, l'uno sarà il re maggiore. Re. Cinque rispetto al re è re. Mi fa sol la. La 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 re. Uno. Quattro è il sol. Re mi fa sol. Quattro, quattro, uno. E così via. In tutte le tonalità noi andremo a suonare, faremo la stessa cosa. Infatti se andiamo nella tua tonalità che è il fa, cosa abbiamo fatto in fa? Abbiamo fatto 1 1 5 1 4 si bemolle 1 fa 1 fa, qui cambia 5 do 1 fa 5 1. Qualsiasi tonalità noi vogliamo suonare, se faremo, seguiremo i gradi di quella famiglia di accordi, no? Ci troveremo sempre alla perfezione.